Abbiamo imparato nella puntata precedente che la nostra bocca è un ecosistema, cioè abbiamo, oltre alle nostre cellule, più di 300 specie di batteri diversi a cui si aggiungono altri microrganismi, quali lieviti, funghi, protozoi, virus e quant'altro. La convivenza tra noi e loro è regolata da un rapporto di simbiosi o commensalismo. Qual è la differenza fra questi due? Simbiosi è un'interazione fra noi e i nostri microrganismi, che è più o meno obbligatoria, noi ne abbiamo bisogno, i nostri microrganismi hanno bisogno di noi, che porta beneficio ad entrambi. Il commensalismo invece è quando c'è una interazione tra noi e i nostri microrganismi e approfittano in qualche modo di noi, del nutrimento, degli scarti del nostro organismo per vivere bene senza però crearci nessun problema, nessun disturbo. Solo in determinate situazioni questo rapporto può mutare, portando a fenomeni di infiammazione, malattia, perché il rapporto diventa un rapporto di opportunismo. I microrganismi, cioè, iniziano a trovarsi in una situazione favorevole per loro, sempre più favorevole per loro, che però incomincia a causare problema a noi e ai nostri tessuti. Abbiamo imparato che cosa però? Che per arrivare all'infiammazione ci vuole tempo. E allora qui arriva la domanda di un ascoltatore. Per me è un ascoltatore veramente speciale perché lo considero uno dei padri del podcast italiano, del podcast in Italia. Lui è Giulio Gaudiano e la sua domanda è questa. Cioè, la domanda dell'ascoltatore, la mia domanda è: ma allora in teoria se uno si sciacquasse i denti semplicemente con uno sciacquo, con un colluttorio ogni due ore potrebbe evitare di utilizzare lo spazzolino da denti? Sempre tecnico e strategico, Giulio. Possiamo già dire che se nella teoria questa cosa potrebbe anche funzionare, porta con sé però dei problemi e andiamo a vedere quali sono e scopriamo così perché non possiamo fare a meno dello spazzolino e degli strumenti da usare tra un dente e l'altro. Tutto questo dopo la sigla. Ciao e benvenuto alla Salute Sorride, il podcast dove impari a prenderti cura della tua bocca e della tua salute. Qui troverai informazioni utili, idee, strategie e ispirazioni per riuscirci davvero. Ripercorriamo un pochino quelle che sono le tappe dell'organizzazione e della colonizzazione dei nostri batteri. Sappiamo che all'interno del cavo orale i microrganismi fluttuano, navigano all'interno del liquido. La presenza della superficie dura dei nostri denti li attira moltissimo perché su questa superficie loro riescono ad aderire. L'organizzazione dei nostri batteri prevede due fasi, una fase iniziale che dura più o meno circa 8 ore e la fase successiva che viene detta fase di maturazione, che è quella che a noi diciamo piace meno. Dopo le 8 ore noi abbiamo comunque un margine d'azione, infatti nella puntata precedente vi parlavo delle 8-12 ore. Diciamo che se rimaniamo all'interno di questo intervallo di tempo siamo sicuri di arrivare diciamo molto prima che i nostri batteri incomincino a crearci qualsiasi tipo di problemi. Ripercorriamo un pochino le tappe. I primissimi minuti, per la precisione, dopo la più accurata pulizia passano 20 secondi e incomincia a formarsi la pellicola acquisita. Quella pellicola buona, quella pellicola piena di cose buone e di sostanze protettive. Quindi dai 20 secondi in poi, fino a 20 minuti, ci sono solo cose buone. Dopo 20 minuti circa incomincia la prima colonizzazione batterica. Col passare dei minuti si arriva alle 8 ore e si ha una continua sovrapposizione di batteri che vanno a formare quello che prenderà il nome di biofilm. Cioè il biofilm batterico, che è quello che a noi interessa andare a disgregare, è la struttura in cui i batteri iniziano a trovarsi organizzati. I primi batteri, quelli che arrivano all'interno di queste due ore, vengono chiamati batteri pionieri. Qual è la fregatura? Che già dopo due ore, quindi già questi batteri che hanno colonizzato la prima pellicola che si è andata a formare, quindi già questa prima forma di biofilm è resistente ai colluttori. Per cui dopo due ore
fare uno sciacquo con acqua con un colluttorio già non è più sufficiente. Questo ci obbliga a pensare che dovremmo fare questi sciacqui molto prima, portando con sé un problema fondamentale, il fatto che sia un'azione fattibile e ripetibile nel tempo, perché se noi prima delle 2 ore ogni volta, cioè all'interno dell'arco delle 24 ore, ci dobbiamo preoccupare di sciacquarci e sciacquarci e sciacquarci, questa cosa non la possiamo sostenere. Basta solo pensare al momento del sonno. Dormiamo più o meno dalle 6 alle 8 ore, in quell'arco di tempo loro arrivano a colonizzare, e abbiamo visto che la colonizzazione all'interno proprio di questo primo intervallo, da quando si forma il primo biofilm, un paio d'orette, fino alle 8-12 ore, questa colonizzazione diventa consolidata e sempre più organizzata. Passato questo arco di tempo, incomincia lentamente la fase di maturazione, che prevede il fatto di attirare specie batteriche diverse, perché i batteri hanno la capacità di comunicare tra di loro. Questo utilizzo della comunicazione tra batteri, questo meccanismo, prende il nome di quorum sensing. Cosa vuol dire per loro comunicazione? Hanno sviluppato nel tempo dei meccanismi molto sofisticati per comunicare tra di loro, in modo da coordinare le proprie azioni e incrementare le loro possibilità di sopravvivenza. All'interno del biofilm batterico, i batteri diventano resistentissimi. Facciamo un esempio: alcuni batteri, quelli per esempio responsabili della carie, che è quella malattia che colpisce lo smalto, possono sopravvivere in uno stato disorganizzato uno 0,00004%. All'interno di un biofilm batterico, con le stesse condizioni, la sopravvivenza sale al 41,5%. È questo il motivo per cui i batteri tentano sempre, se trovano la superficie dura e l'ambiente umido, che è quello che trovano all'interno del nostro cavorale, tentano sempre di organizzarsi in questa struttura. Per cui o ci sciacquiamo i denti in continuazione, o ad un certo punto decidiamo delle tempistiche per fare qualcosa in grado di rompere questa struttura, che nel corso del tempo diventa sempre più resistente. Chi usa lo spazzolino manuale una volta al giorno vive probabilmente con una presenza costante di elevate quantità di placca sui denti, circa il 60%. È per questo che è stato consigliato di spazzolarsi i denti almeno 2 volte al giorno. 2 volte al giorno è stato considerato, diciamo, il minimo per avere un concreto beneficio, perché spazzolarsi di meno può portare a un maggior rischio di sviluppare qualche malattia. E perché proprio lo spazzolino? Diciamo che nel corso del tempo lo spazzolino, attraverso le sue setole, è stato visto come essere lo strumento che ci consente di adattarsi meglio a una forma del dente. I nostri denti hanno forme completamente diverse, hanno forme anche tondeggianti, dei piccoli solchi, per cui le setole nel momento in cui noi andiamo ad attivare lo spazzolino tendono ad aiutarci a pulire sempre meglio la superficie del dente. E per quanto tempo noi dobbiamo spazzolare? Beh, il tempo è fondamentale. Abbiamo visto che il tempo è fondamentale per i nostri batteri e il tempo è fondamentale per andare a spazzolare. Uno studio sulle abitudini di igiene orale condotto su 4.000 volontari americani aveva dimostrato che il tempo medio reale di spazzolamento di una persona è di circa 46 secondi. È stato visto che 46 secondi sono un tempo insufficiente a rimuovere una buona percentuale di placca. E allora che cosa sono andati a studiare? Hanno visto quanta percentuale di placca si rimuove in 2 minuti, in 4 minuti, in 6 minuti. Diciamo che si sono accorti che noi arriviamo a rimuovere una massima percentuale di placca già all'interno dei 2 minuti, e la differenza fra 2, 4 e 6 minuti è poca. Da qui va ricordato poi ulteriormente che occorrono anche 6 minuti con lo spazzolino manuale per rimuovere le stesse percentuali di placca che vengono rimosse in 1 minuto con lo spazzolino elettrico. Sulla differenza spazzolini elettrici e manuali ovviamente vi dedicherò una puntata intera. Non è, diciamo, obbligatorio utilizzare lo spazzolino elettrico, ma sicuramente la sua capacità di pulizia nello stesso arco di tempo rispetto a uno spazzolino manuale
è maggiore, perché in 2 minuti lo spazzolino elettrico rimuove già l'84% di placca. Vi racconterò nel corso del tempo tutto quello che vi serve sapere per scegliere al meglio il vostro strumento. In questa puntata, parlando dei batteri, voglio che vi rimanga in mente un concetto ben preciso, e quindi la frequenza e il tempo di spazzolamento. Per cui non c'è scampo, abbiamo bisogno di rompere la placca meccanicamente, fisicamente, attraverso uno strumento. Le primissime ore potrebbe essere anche un dito, una garzina. Sicuramente lo spazzolino, come vi ho detto prima, avendo delle setole che hanno la capacità di modellarsi attorno al dente, vi aiuterà a rimuovere molta più placca. Deve essere ovviamente una operazione ripetibile nel tempo, che non vi renda la vita impossibile, per cui la regola che vale è sempre la regola del 2, almeno 2 volte al giorno spazzolarsi per almeno 2 minuti. Ci possono essere molti casi in cui, per esempio, lo spazzolamento viene consigliato dopo ogni pasto. Ovviamente sarà l'operatore a darvi l'indicazione ideale, io vi dico quello che proprio deve essere il minimo sotto il quale non potete andare. Per mantenere nel tempo una buona igiene dovete rispettare almeno questa regola. Importantissimo, la durata non deve essere sostituita dalla frequenza. Cioè, non posso pensare di spazzolarmi 20 volte al giorno per 30 secondi, perché io devo, in quando vado a spazzolare, rimuovere il massimo della placca, se no lascio lì dei batteri. Per cui in 30 secondi io rimuovo pochissima placca, lascio quindi all'interno della mia bocca molti batteri che tra uno spazzolamento e l'altro continueranno a stare lì. Quindi io continuerò, se mi spazzolo anche 10 volte per 30 secondi, a lasciare lì dei batteri che hanno comunque la capacità di riprodursi. Viceversa, la durata non può sostituire la frequenza, cioè non posso pensare di farlo una volta al giorno per 10 minuti. Anche se io faccio una volta al giorno e mi spazzolo un sacco di minuti, poi utilizzo tutti gli strumenti che servono, poi uso anche il colluttorio, ma lo faccio una volta al giorno, questo non mi dà comunque risultato, perché abbiamo visto che già dopo 8-12 ore i miei batteri si stanno organizzando. Noi dobbiamo sempre impedire questa fase, che è la fase di maturazione. Dobbiamo sempre rimanere all'interno di quell'arco di tempo che è considerato una fase iniziale, una fase in cui i nostri batteri sono ancora buoni, incominciano ancora ad organizzarsi, non sono ancora così ben strutturati. Disgregando la loro struttura, li applichiamo sempre a ricominciare tutto da capo. Quindi ogni volta che noi andiamo a spazzolare è come riportarli al punto zero. Ovviamente la tecnica che vai ad utilizzare deve essere una tecnica che produca benefici per la tua salute. Se vieni sempre richiamato dal tuo igienista o dal tuo odontoiatra, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona nella tecnica, perché ti posso assicurare che puoi arrivare ad avere un iter di pulizia che ti garantisce sempre la massima pulizia possibile, e il tempo di spazzolamento, quindi quei famigerati 2 minuti, devono essere distribuiti uniformemente su tutte le superfici dei denti. Perché? Perché abbiamo sicuramente delle zone che raggiungiamo meglio, che sono zone un po' di preferenza, le zone che raggiungiamo meglio le riusciamo a pulire meglio, e a volte magari possiamo stare 2 minuti a spazzolare per poi accorgerci che in realtà stiamo più tempo a spazzolare alcune superfici rispetto ad altre. Queste sono, diciamo, proprio delle regole base, regole semplici, quindi durata, frequenza, una tecnica efficace, tempo di spazzolamento ben uniforme su tutte le superfici del dente, e solo così potrai veramente arrivare a mantenere un'ottima igiene orale. Un ultimissimo minuto per darti purtroppo una brutta notizia. Il deposito di placca predilige le aree interprossimali tra dente e dente. Noi passiamo questi 2 minuti a spazzolarci. Ai nostri batteri però abbiamo visto piace una superficie dura dei nostri denti. La superficie dura può essere qualsiasi. I nostri batteri colonizzano il dente a 360 gradi. Per cui noi con lo spazzolino generalmente andiamo a pulire molto bene le superfici esterne ed interna del mio dente, e poi la superficie alta, quella che ci serve per masticare. Qual è il problema? Che i batteri si fermano anche tra parete e parete,
tra dente e dente in quelli che vengono appunto chiamati spazi interprossimali e voi dovete andare a pulire assolutamente anche quelli. La cosa positiva è che lo puoi fare una volta al giorno, non serve che me lo fai ogni volta che vai a spazzolare. La cosa negativa è che ti tocca, devi assolutamente andare a pulire anche in quegli spazi. Ti posso assicurare che anche se sei stato a spazzolarti minuti e minuti, nel momento in cui mi passerai uno strumento interprossimale, per esempio il filo, per esempio degli scovolini, ti racconterò poi cosa sono e come si utilizzano, però troverai sempre qualcosina da tirare via. Quindi due volte al giorno spazzolarsi per almeno 2 minuti, almeno una volta al giorno utilizzare uno strumentino che riesca ad andare a pulire le pareti laterali dei miei denti, quindi gli spazi tra dente e dente. Rendi questa azione efficace e ripetibile. Prima di lasciarvi voglio ringraziare tantissimo Black Runner che mi ha lasciato una recensione su iTunes e invito anche a te a farlo, così mi aiuterai a far crescere questo progetto. Black Runner scrive: brava Elena, ti fa voglia di andare in uno studio dentistico, ti ho detto tutto, continua così. Mi fa molto piacere perché bisogna effettivamente sfatare il tabù che andare in uno studio dentistico sia una cosa brutta. Prendersi cura della propria bocca significa prendersi cura di se stessi. La bocca diventa un portale per entrare in comunicazione con il mondo e il mondo attraverso la bocca entra in contatto con noi. Quindi dobbiamo veramente cercare di averne cura compiendo piccole azioni, come vi ripeto sempre, ma le più efficaci possibili. Vi ricordo che se avete piacere potete unirvi al canale Telegram, mi cercate come telegram.me/lasalutesorride. È un canale dove io lascio delle piccole indicazioni per avere sempre più cura del vostro sorriso, oppure potete cercarmi come telegram.me/pizzottoelena per lasciarmi qualsiasi commento, qualsiasi indicazione, qualsiasi suggerimento. Ti abbraccio fortissimo e ci sentiamo nella prossima puntata.